Buongiorno. Dona, ti è arrivato un Buongiorno. messaggio. Se vuoi, fai il giro, No, vai a no. leggerlo. Vai a leggerlo. No, non Vai mi a... serve. No, no. Ma le signore che non sanno tagliare o che hanno paura di tagliare e vogliono però fare patchwork. Questo è un piccolo supporto che è veloce da fare, che è divertente, è come se fosse un gioco. E con uno di questi, con uno di questi giochi, si chiamano ricette, io ho fatto queste piastrelline. Adesso vi farò vedere come funzionano. Per chi volesse, ci sono anche quelle grandi. Io adesso sto facendo il calcolo per una coperta che deve fare una mia amica e ci sono, in un modo molto semplice e molto veloce e divertente. Si possono fare delle piastrelline patchwork senza sapere effettivamente tutte le regole. E quindi, boh, è un modo così divertente, è un modo spiritoso. Potrebbe anche essere un regalo alle signore che sono attirate da questo mondo, ma che pensano di non essere in grado di cominciare. Questa è una buona opportunità, ma anche per tutte voi che mi dite: ti guardo perché sei simpatica, ma non so fare niente. Questa potrebbe essere l'idea, perché vi dico, guardate che belle cose si possono fare. Ma che cos'è questo? Allora, questo potrebbe essere un cestino porta lavoro. Io nel video di questa mattina dicevo, ci sono tantissime signore che prima di fare patchwork lavoravano all'uncinetto, oppure lavoravano alla maglia. Adesso c'è stata la moda dei ferri circolari. Ci sono le signore che si trovano nei gruppi, che si trovano a casa delle amiche, che si trovano dalla mamma, dalla nonna, dalla zia, con il loro lavoro. Bene, si mettono seduti sulla sedia, qui escono tutti i gomitoli con i fili. Quando hanno finito, chiudono la loro borsa, prendono il tutto e se ne vanno a casa. E quindi questa potrebbe essere l'idea di un regalo, di un kit da comprare, di un modo per utilizzare queste piastrelline. Queste piastrelline per me sono nate male, perché io ho fatto questa piccola piastrellina perché volevo fare un centrotavola. Per fare il centrotavola che volevo fare io dovevo farne 9, non bastavano. E allora ho pensato, dopo il centrotavola cos'era? Il runner. Vabbè, ne ho uno qui, uno che sto finendo, cosa facciamo il runner a fare? Allora il passo successivo era con la Carmen, ho detto vabbè, io faccio quattro presine, basta, non so cosa fare, faccio le presine, insegniamo le presine. E la Carmen: ma no, ma non buttarti giù così. E ieri mattina ero al telefono con la Barbara e mi fa: ma fai una bella borsa, ok? Una borsa che voleva essere tipo il rettangolo così, il rettangolo così, un bel soffiettino in giro, carina, capiente, una valigia è diventata. E quindi non andava bene. Allora, con quei due blocchi mi sono messa e ho detto: oh, ok, facciamo la base tonda e facciamo una chiusura. Non è niente di eccezionale, ma un po' diversa dal solito. E allora, che cosa facciamo oggi? Io oggi vi insegno e quindi mi vedrete cucire una di queste piastrelline, se ho preso tutto, ma poi semmai andiamo alla ricerca, che io voglio mettere all'interno come se fosse una tasca. E questa effettivamente potrebbe anche essere reversibile, quindi pensate a voi a cosa potete fare. Lo sapete che io sono un po' fissata e ottusa su certe cose. Può diventare anche uno zaino. E poi notate il mio Sono abbigliamento. intinta. Anche lì è tutto in tinta, perché effettivamente oggi è la giubiaccia. Ho cercato nell'armadio il mio vestito da carnevale perché volevo venire vestita da carnevale. Poi ho trovato sta gonna e ho detto: vabbè, mischiamo carnevale, mischiamo con queste calze viola, con i colori della diretta. Ma quale persona si veste con i colori della diretta? Vabbè, le pazze. Aspetta che prendo Allora, anche le stoffe, brava. riprendo anche le Allora, stoffe viola. Ok. cominciamo. E cominciamo, Allora, guardate, la Michela lacca. De Bonis, Maggi e Emanuela Polla stanno guardando.
Lorenzina Perazzo Bello. Ciao a tutte. Allora, scusami, Dona, devo scappare qua. Allora, io avevo scelto questo, che è il numero 3. Questi blocchetti sono formati da tantissimi fogli. Sono fatti con una carta particolare che va cucita e si strappa molto molto facilmente. Allora, si prende uno di questi foglietti. Si mettono due tessuti diritto contro diritto. Questo foglietto è, beh, l'ho fatto fino all'altro giorno, ma non me lo ricordo più. Intorno a 5, il tessuto, sì, un po' meno. Direi 5 pollici per 5 pollici. Questi sono più grandi perché sono degli scarti. Diritto contro diritto e gli ho messo qualche spillo. Fantastico, non ho acceso macchina, non ho acceso niente, ma prima che Chiedono lavare. la misura della borsa. La misura della borsa, come faccio a dirvi la misura della borsa? È alta 50 cm, il diametro è di 30, 31. Allora, margine di cucitura da un quarto di pollice, sempre il solito margine di cucitura, ma vi dicevo, molto molto più semplice la lavorazione. Questo blocco che noi faremo è formato da due, devo farne, un fenomeno sono. È formato da due blocchi. Cosa significa? Significa che lavoreremo su due blocchi diversi. Io sia per questo che per questo devo andare a cercare la stellina. La stellina dove c'è scritto start. Io devo fare tutta la mia cucitura. Intorno partendo dalla stellina su questa linea tratteggiata, faccio così, torno indietro e vado fino alla fine. Qui la mia cucitura finisce. Questo è un primo blocco. Nell'altro blocco vado a cercare sempre la mia stellina e seguo il numero 1, vado a seguire le frecce. Qui incontro il numero 2, qui c'è la curva, quindi esco e faccio la curva. Vado al numero 3 e finisco al numero 4, qui non c'è più niente. Credetemi, è veramente un lavoro facilissimo. Che adesso facciamo? Allora. La Michela, ciao Lara, bellissima l'idea della borsa contenitore, Laura De Bonis. Bellissima. Pensate che, allora, piccolo momento di pubblicità, sul sito c'è già il carta modello, il kit e, vabbè, per chi non sa cucire, la borsa finita. Pensatela nei colori marini, potrebbe essere tranquillamente una borsa da portare in spiaggia, da portare in piscina, anche nei colori country si può. Allora, vado a l'ago fissato a un quarto di pollice, il piedino praticamente lo prendo come riferimento sulla linea retta, ma solo perché io comunque devo andare a cucire sulla linea tratteggiata e vedete che faccio proprio questo lavoro velocissimo. Io ho superato il numero 1, esco a questo punto, alzo l'ago e praticamente è come se io facessi questa curva mentre cucio, mi riporto di qui, abbasso, quindi sono a distanza piedino, quindi il mio piedino va dove c'è questa linea tratteggiata e faccio la mia cucitura. Sto superando il numero 2. Ed esco. A questo punto vado nell'altro blocco, non c'è l'obbligo, il numero 1 e il numero 2, potete fare esattamente quello che volete, ma comunque vado sull'altro blocco, vado a cercare la mia stellina, da qui parto, questo è il numero 1, quindi prendo e faccio questo lavoro. Vado all'1, vado fino a dove supero l'angolo. Giro e mi riposiziono. Togliete l'ago se non potete spostarvi liberamente. Mi posiziono di nuovo a un quarto di pollice. Vado a fare l'altra mia cucitura che si chiama numero 2. Esco, alzo l'ago. Faccio proprio questo giro, no? In modo che riparto, rifisso il mio piedino. Questa è la cucitura numero 3. Giro e faccio la cucitura numero 4. Stupendo. Molto facile, molto Non l'ho veloce. letto. Io con queste cuciture
ho fatto la metà di una di quelle piastrelline. Allora, da qui in poi è tutto il lavoro che noi facciamo sempre col patchwork. Prendiamone un'altra a caso, che così. Ma questa è già aperta. Che così vediamo. Allora, andiamo a cercare lo start, che è questo. Faccio la cucitura qui. Qui si chiama numero 1. Vado al numero 2. Giro al numero 3, 4, 5. Un altro ancora. Adesso lo rompo proprio. No, sono riuscita. Questo è facile. Allora, andiamo a cercare lo start. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In pratica, per esempio, questo mi fa fare 4 quadrati composti che io poi, seguendo le istruzioni della copertina, vado a assemblare in tante maniere diverse. Voi vedete che ci sono dei blocchetti che vi fanno vedere di utilizzare due colori, c'è qualche blocchetto che può essere usato anche con tre colori. Nessuno vi vieta di usare 100.000 colori anche su questo, però generalmente questi colori, i blocchetti che hanno tre colori rispettano un po' più la simmetria sui tre colori. La stessa cosa è fatta su un blocco grande. Beh, guardate, questa è praticamente, qual era? Questo. La stessa cosa, ma in grande. Allora, sul blocchetto piccolo la misura finita è 5 pollici per 5 pollici oppure 6 pollici per 6 pollici. Questo è 16 pollici per 16 pollici o 15 per 15. Quindi una piastrella, questa è intorno ai 38 centimetri, quindi una bella piastrella grande. Ne apriamo un'altra. Bella, Adesso bellissima. poi facciamo, beh, questa Questa è è uguale a uguale. quell'altra. Però vi voglio far vedere, questa non l'ho. Questa deve essere spettacolare. Wow! Wow. Allora, andiamo a cercare. Questa è la prima volta che la vedo, eh. Allora, Sono in vendita online sul sito. devo ancora caricarle, però se vuoi, se hai frettissima, mi Maria, mandi dirlo. il tuo numero di telefono e io ti faccio vedere tutte le foto, ce le ho già caricate sul cellulare, ti mando tutte le foto di quelli che sono ancora disponibili. Allora, questa, la stellina. La cucitura è questa, io proseguo e mi fa 1, poi diventa 2, poi vado qui e fa il 3, bella Che questa, bello. 4, poi fa il 5, 6, 7, poi torno indietro, 8, 9, 10, 11, 11, basta. 12, 12. 13, No, 14. no. Wow, E qui bellissimo. c'è quella più piccolina che è praticamente vi fa fare questo quadrato, quindi un quadrato composto molto grande. Vi fa fare prima tutti questi piccoli e poi il quadrato composto molto grande. Per chi non è capace di fare le anatre in volo, per chi non è capace di fare il quadrato composto in una misura così piccola, questa è una cosa bellissima. Per chi magari deve fare un regalo, non sa che pesci pigliare, dice: vabbè, una copertina, quanto ci metto? Una settimana, anche meno. Allora, una volta che noi, adesso facciamo pulizia, una volta che noi abbiamo fatto le nostre cuciture, andiamo a prendere la nostra rotella e adesso le istruzioni di questo cupcake ci dicono si taglia sulla linea retta. Ogni linea retta è una linea di taglio. Le linee tratteggiate sono linee di cucitura. Quindi questa è una linea retta, adesso sbaglio, mi si muove tutto e taglio. Questa è un'altra linea retta, taglio. Qui c'è scritto tagliare per prima questa. Sono delle indicazioni, ma se tagliate prima le altre non vi succede niente, diventa solo un po' più lungo il lavoro. Poi faccio così, poi tagliamo l'altro pezzo. Allora, qui se avete per esempio un pianetto rotante, lo mettete sul pianetto, magari riuscite a girarvele contemporaneamente, ma ci si mette talmente poco tempo che voi potete tranquillamente farlo così. Ed è divertente, vi dà una grande soddisfazione, soprattutto se non lo sapete, se non sapete prepararvi una vostra piastrella. E soprattutto anche vi permette di avere una piastrellina di supporto
per poi creare qualche cosa, tipo, ah, avevo in queste piastrelline volevo fare anche le tovagliette americane. Poi ho detto, ma non so perché ho detto le tovagliette americane, no. Allora, una volta che, mi raccomando, non buttate via quello che vi serve, una volta che avete tutti questi quadratini, strappate la carta, vedete com'è morbida da strappare, e avete tutti questi pezzetti che, una volta tagliati, che aveste dovuto tagliarli a mano e poi cucirli, a quest'ora eravate ancora al taglio della prima fetta. E invece così li abbiamo già fatti. Adesso tagliamo quelli. Prego, Dice ok, poi vedrò, grazie. grazie a voi. Chiede a Allora, Maria Gabriella che chiedeva se erano in vendita. adesso magari in settimana riesco a caricarli, eh. Allora, questi sono i piccoli pezzetti, adesso andiamo a tagliare quelli che diventeranno i quadrati composti. Non ci si può sbagliare, è solo lo sbaglio, è solo una disattenzione, lo sbaglio che potrebbe esserci, perché la regola è andare a tagliare tutte le linee rette che si vedono. Quindi vado. Una. Adesso devo andare a vedere, ma mi sembra di avere ancora quelle altre piastrelline, perché per farne una, quelle altre stoffe, perché per farne una ne servono due di blocchi, due di fogli. Però adesso vi faccio vedere come farne una. Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, andiamo a stirare. In pratica vado a appoggiare il chiaro e faccio la mia stiratura verso lo scuro. Questa è proprio la regola base del patchwork, quella che vi ho insegnato 100.000 volte. E poi vado a fare anche queste, sempre dal chiaro allo scuro. Vedete che sono, allora, pezzetti da un pollice e un ottavo per un pollice e un ottavo. Wow, è meraviglioso, li voglio. Carmela Lisi. Allora, sono piccolissimi questi pezzi. Poi io ho le mani di polenta. Stessa cosa che facciamo sempre. Andiamo, magari con una forbice bella, andiamo a tagliare gli angolini. E in questo modo, con la copertina del mio libretto, vado a vedere che cosa potrei formare. Per esempio, andiamo a fare questo pezzetto, quindi lo scuro lo metto così, questo lo metto così, questo lo metto in su, lo scuro lo metto qui, poi siamo così, giusto? No, no, così, sì, così, e questo così. Ivana, stupendo. Allora, questa almeno la facciamo. Vedete che andiamo a cercare quella più o meno simile. Vediamo se col marrone. Allora, è l'opposto, è praticamente il simmetrico che ho fatto, ma noi lo possiamo fare così, così vi spiego bene, bene, bene. In pratica così, così e lo giriamo. Ci siamo? Allora, questa praticamente è questa piastrellina qua. Quindi allora io così ne ho usati metà, questi che abbiamo avanzato, questi pezzetti che abbiamo avanzato mi formano l'altra metà, con un altro foglio faccio le altre due. Nulla mi vieta di utilizzare anche comunque tante piastrelline piccole così, oppure di farne tante tante e unirle tutte assieme. A questo punto io vado a prendere i due quadratini, li metto diritto contro diritto. Andiamo a mettergli una perlina di colla sull'incrocio, diritto contro diritto. Mi risulta una cucitura che va verso l'alto e una cucitura che va verso il basso. Stiro. E adesso a questo punto vado a fare la mia cucitura. Adesso sì che è una cucitura libera, non ho supporto, però è molto facile, sempre alla distanza di un quarto di pollice. Questo è uno dei casi in cui la colla che sostituisce gli spilli è molto pratica e molto utile. Io praticamente senza spillo
ho fatto l'incrocio giusto. Allora a questo punto vado ad aprirmi la cucitura e un pezzo è fatto. Sì, andiamo a fare l'altro. Vado a prendere la colla e lo metto dove ci deve essere l'incrocio. Andiamo a fare diritto contro diritto, una cucitura verso il basso e una verso l'alto. Tiro e facciamo la cucitura. Non ha preso niente. E facciamo la cucitura. Potete fare quando lavorate, quando non dovete fare una piastrellina, lavorate a catena, quindi il lavoro è molto molto semplice. Vi divertite anche perché voi mettete diritto contro diritto due tessuti e provate a giocare con le varie combinazioni che escono da questi foglietti. Allora, che è così. Adesso mi sposto senza più farti girare, Dona. Allora, la piastrellina è questa, andiamo a fare il diritto, guardate bello, diritto contro diritto. Oggi la maestra Giovannina mi ha detto che sono sempre seria nei video. A me sembra di essere sempre stupida, però. Così, l'altro diritto contro diritto. Vedete, in questo modo, come le altre volte, lavoro a catena, quindi non sposto, non tolgo il lavoro, ma faccio le due cuciture una dopo l'altra. Pulisco tutto, vado a stirare, quindi una cucitura la sposto verso sinistra, l'altra la sposto verso destra, sto facendo un corso base. Io mi accorgo di come, anche se ve lo dico, non è spontaneo per voi cucire sul diritto del lavoro. È molto facile perché io comunque facendo così e tirando un po' il tessuto, le due cuciture mi vanno chiaramente verso la parte opposta di dove io spingo con il ferro da stiro. Sbagliate se fate così perché non riuscite comunque a vedere l'apertura dei tessuti e soprattutto ricordatevi tutte le cuciture sempre da una stessa parte. Praticamente non faccio mai questo lavoro. Adesso ho stirato, figuriamoci. Non faccio mai questo lavoro, ma sempre tutte le cuciture da una parte. Adesso nell'incrocio centrale vado a mettere la colla, posso metterla anche all'inizio e alla fine in modo che mi si fissa bene la piastrellina, diritto contro diritto, faccio questo lavoro qui, stiriamo così la colla si secca e unisce i due tessuti e facciamo l'ultima cucitura. Ok. Ci siamo, buongiorno. Non Andato via sappiamo che tutto. cosa è successo. Vabbè, quindi spero che le signore siano ancora qui con noi. Allora, non abbiamo guardato, potevamo guardare quanto tempo ci avevamo messo. Questa è la piastrellina. Aspettate che prima guardo se gli incroci sono venuti bene. Questa è la piastrellina finita. Bello. Allora, pensate, in quanto poco tempo abbiamo fatto una piastrellina piccola così? Senza dover tagliare niente, senza dover andare a prendere troppe misure, pensate quanto poco tempo ci vorrebbe a fare un blocco per una coperta. Aspetta Possono grosso. essere tutti diversi, tutti uguali. La coperta solo, tipo adesso ho comprato l'ultimo libro blu e rossa. No, blu e rossa, blu e bianca o rossa e bianca, vai! E quindi, insomma, l'idea è Bene, questa. bellissima. Una volta che se ne hanno due, tre, quattro, si può fare un blocco, un runner intero, una coperta solo fatta così. Fantastica, ci mettete un minuto e mezzo. Allora, come ho fatto io ad allargarmi un po' questa piastrellina? Vedete? Allora, andiamo qui. Praticamente questa è una di queste qui. No, No, non veramente. ce la facciamo. Questa
Oh, posso sedermi. Questa è una di queste qui. Io posso metterle così oppure posso metterle come questa, quindi al contrario, così. Praticamente vedete che se io le metto così, il marrone fa una punta, la punta di una stella. Ho diverse combinazioni da usare. La piastrellina piccola così mi sembrava avesse bisogno di una cornice. Visto che comunque avevamo appena fatto la cornice nel runner della settimana scorsa, in modo da creare la piastrellina un po' storta, diciamo, ho proseguito con questa tecnica, quindi un rettangolo diviso nelle due diagonali, diviso in una diagonale e se si divide da in una parte oppure dall'altra parte questo rettangolo, si dà la curvatura verso destra o verso sinistra della vostra piastrellina. Allora, vi dicevo, io ero arrivata a questo punto in cui la borsa veramente sarebbe venuta troppo, troppo grande, mi è venuto in mente perché io ho preso uno, due, tre piastrelline e gli ho aggiunto, che brutto, due marroni vicini, non è, ah no, no, perché è così? Perché praticamente, è tutto studiato, Davanti e infatti dicevo, dietro. ma pure ci ho messo una vita. Allora, qui abbiamo tutti i nostri colori. Dall'altra parte abbiamo tutti i nostri colori. Se la si usa per così è più marrone, se la si usa per così è più violetto. Un Che genio, un capolavoro. capolavoro. Allora, che cosa ho fatto? Adesso questa ve la posso solo spiegare. Cerco di spiegarvi passaggio per passaggio, ma nel cartamodello è spiegato passaggio per passaggio. Allora, della stessa misura di questa piastrella ho tagliato praticamente 3 e 3 6 quadrati, ho fatto il mio blocco e ci ho aggiunto questa fascia. Se pensate che questo sia troppo grande, si può anche ridurre la fascia. Dopodiché, che cosa ho fatto? Tagliato il fondo. Tagliato il fondo, io mi sono messa a fare la mia circonferenza diviso pi greco che mi ha dato il diametro, ma non me lo ricordavo più, ho dovuto andare su internet a cercare come si faceva. Ho tagliato con questo tessuto il cerchio. Ho fatto il tubolare con questi due lati. Piano 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 sono andata a cercare di puntarmi tutti gli spilli in modo da fissarmi bene il mio cerchio. Stessa cosa ho fatto sull'interno, sulla stoffa che ho utilizzato per l'interno, ma la stoffa che ho utilizzato per l'interno è Anche. attaccata con un'imbottitura. La donna sta sicuramente vedendo che non scappi niente, perché nel cestino che gli ho fatto per il sacco di Babbo Natale, da qualche parte mi ha detto che c'è un buco. Rifacciamo. E poi ho preso la stoffa dell'interno e anche questa, ho creato un tubolare. Anche questa, qui si va di trapunto a mano libera, Sì, anche proprio. questa è stata trapuntata un po'. Wow. La piastrellina che io intendevo fare era per creare una tasca. Quindi se io metto una tasca può diventare comunque una double face. Quindi una volta io la posso usare di qua, una volta la posso usare di là, non ha Wow. cerniere, non ha niente, non ha aperture. Perché non ha Magnifica, aperture? Eh? magnifica. Magnifica. Non vedo più i commenti, bisogna schiacciare qualcosa. Arrivo, arrivo a Arrivo. vedere che cosa Non è che bisognerà magari i schiacciare per i commenti commenti. I non commenti saranno ce visualizzati ne qui. Non sono c'è più. nessuno. Boh. Provate a commentare, vediamo se funziona tutto. Allora, come perché? Allora, innanzitutto volevo già chiuderla con il binding perché mi piace cucirlo a mano, perché mi sembra che venga un lavoro più comodo, più bello, più carino. Soprattutto perché o lasciavo aperta l'apertura qui sul lato superiore. Lasciarla qui era poi un po' difficile perché qui il cerchio è tagliato in sbieco, quindi quando vado a rivoltare dovevo lasciare o tanto tanto aperto oppure poco aperto, ma poi diventava difficile chiuderlo con un punto nascosto perché poi lo sbieco, passando tutta la borsa, si rovinava un po' la stoffa. Allora, niente, praticamente Si è bloccato, sì.
si mette la borsa così come la vedete finita, quindi come si fa il sandwich della coperta, quindi chiamiamolo top, che è il bello della borsa, imbottitura e retro. Si cerca di andare a fissare bene, tenerlo bene largo così, in modo che eventualmente, se uno dei due fosse troppo grande, si va a rifilare un pezzo e si prepara il binding. Ma io, facendo il binding, ho voluto anche fare questa fessura per la coulisse. Allora, questa fessura è praticamente formata da un rettangolo che è avanzato dall'altezza del tessuto americano dopo che ho tolto questo cerchio per l'esterno e il cerchio per l'interno. Praticamente la rimanenza è lunga così. Allora, vi faccio vedere, pensiamo che sia questo. Allora, che cosa ho fatto? L'orlino così e l'orlino così, da una parte e dall'altra. Adesso esagero perché da una parte e dall'altra l'ho piegato in due, in modo che qui fosse, e l'ho cucito, qui, in modo, vedete che qui c'è una cucitura, in modo che la coulisse, quando va avanti e indietro, non va a rovinare il tessuto dentro. Anche questo è perfettamente rifinito, in modo che non va a sfibrarsi. Questa specie di taschina l'ho applicata prima del binding in questo modo. Adesso ho preso questo pezzo, è molto più grande, però vedete, quando io vado a fissare questa cosa qui e gli do una cucitura provvisoria, diciamo così, tanto verrà poi tutta nascosta sotto, io ho comunque questo buco che servirà a far passare il nastro di chiusura. Questa fessurina non va a fino non fa tutto il giro, non è chiusa. Era carino lasciare vedere un bel po' di questo tessuto viola, tutto in tinta, tutto come me oggi. Manici, ieri nel post di questa mattina dicevo: solo l'Agnese sa che cosa sono diventate queste piastrelline. Con l'Agnese abbiamo provato a fare il manico di stoffa. Alla fine a tutti e due è piaciuto di più il manico di questa fettuccia. Direi. È più lavoro fatto a casa, fatto in casa, è più una borsa che si vede chiaramente che è stata fatta da noi. Anche questo, lo so, Dona, mi sto muovendo troppo. No, no. Anche questo, praticamente, consideriamo che qui non è ancora finito niente, c'è tutta la nostra, il nostro tessuto. Praticamente non ancora legato, il binding non c'è ancora, è questo il nostro binding. Punto con gli spilli questa fettuccia e attacco il binding in modo che quando poi l'ho rivolto, vedete, fa questo lavoro qui e quindi mi dà, se volete, io ogni tanto lo faccio, questa è molto morbida, non mi è servita. Però ogni tanto vado a fare anche una cucitura qui in modo che questo manico stia ben teso. Però, insomma, non mi sembrava necessario questa volta. Hai fatto un I nastri? capolavoro. Allora, i nastri 110 centimetri, perché praticamente secondo me ho tirato qualcosa di sbagliato perché non è venuto. Mi sarebbe piaciuto averli un po' più lunghi per fare un nodo qui, per fare un nodo magari fatto male, magari. Però alla fine ho detto: vabbè, non vado a fare un'altra cucitura su un altro tessuto, insomma, sprecare un altro pezzo, che poi la cucitura dei due tessuti va a finire che era la parte più debole del cordino. Se volete, ma solo se volete. C'è qualcuno, ma Sì. io adesso vado ad aprire. Un attimo, vado ad aprire. Abbiamo finito, vieni. Ah, no, ma un secondo, salutiamo tutti e abbiamo finito. Se volete, questi potrebbero essere anche i manici. Dovete farli però
imbottiti e un po' più, insomma, No. magari fare una ribattitura, fare una cucitura un po' più solida, un po' più. Anna, la borsa porta lavoro. Perché io Bello. faccio così, diventa il cestino per i gomitoli, per tutte le nostre attrezzature, per tutto quanto. Quando ho finito di lavorare, tu, e vado a casa. Io ho finito. Allora, come dicevo oggi, probabilmente la prossima diretta sarà martedì pomeriggio. Sarà una cosa, forse decisa tra me e la donna adesso, molto semplice, molto carina, ma dobbiamo sfruttare la Cinzia che per 2 volte non ha potuto essere con noi. Quindi probabilmente martedì ci sarà la Cinzia. Anna, se non sai cosa fare, non credo, sarà impegnata l'Anna. Martedì. Perché? Carnevale. Sì, ma Va? io non Vabbè. Ciao. Basta. Che cosa pensate Ci di fare siamo. martedì? Ah, dopo te lo racconto. Cuore di stoffa, Viale Vittorio Veneto 36 a Borgo Sesia. Se vi è piaciuto il video condividete. Questo kit è già presente sul sito. Se lo volete di questi colori si può fare di questo colore. Se lo volete con i tinti in filo si può fare con i tinti in filo. Voi sapete che mi mandate un messaggio sul cellulare, io vi rispondo quando mi ricordo. È capitato anche che non ho risposto. Però vi rispondo e vi faccio le foto di tutte le alternative che possiamo fare. C'è il cartamodello e per chi non ha voglia di cucire, questa è in vendita, però devo metterci il mio cartellino. Grazie, condividete il video. Ciao, grazie, grazie, grazie. Termino.